Amici Trebimeteo, bentornati a questo aggiornamento del nostro TG di Trebi. Settimana molto interessante, quella attuale, che vede un'Italia divisa in due, con il gran caldo che ancora insiste al centro-sud. Tra l'altro, tra poco vi mostrerò nelle regioni meridionali valori veramente elevati. E invece il nord Italia, che ha più riprese, dovrà fare i conti con dei temporali anche di forte intensità. Ma partiamo dal caldo, vi faccio vedere le temperature che registreremo durante la settimana nelle regioni meridionali. Non so se riuscite a leggere bene le singole località. Ebbene, si parla di 38-40 gradi. Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia saranno le quattro regioni più bollenti dell'Italia. Attualmente comunque anche nell'Italia centrale e in Sardegna le temperature restano molto alte. Però guardiamo invece cosa accadrà sul nord Italia, perché al contrario dovremo fare i conti con precipitazioni anche abbondanti, in particolare mercoledì. In questa sequenza vedete come già martedì dei temporali interesseranno la fascia alpina e prealpina, localmente anche le vicine zone pedemontane, ma sarà mercoledì la giornata più delicata per il nord, con temporali anche di forte intensità che attraverseranno un po' tutte le regioni settentrionali. Vediamo proprio uno schema di questi temporali che risulteranno piuttosto abbondanti sulla fascia alpina prealpina e sull'alta pianura padana, inteso che avremo piogge piuttosto insistenti in queste zone, l'intera giornata sarà bruttina. In pianura padana, sulla bassa val padana, fenomeni più isolati, ma attenzione, paradossalmente potremo avere i fenomeni più forti proprio sulla bassa pianura padana, con anche grandinate e raffiche di vento improvvise. Questi temporali tra l'altro porteranno anche aria decisamente più fresca e in effetti nelle giornate successive piano piano il caldo si attenuerà anche al centro-sud. Già giovedì avremo temperature al nord decisamente più contenute a seguito del passaggio di quei temporali, poi venerdì calano le temperature anche nell'Italia centrale e per domenica ci attendiamo finalmente una diminuzione anche al sud. Con questo è tutto, ma per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com.